Buongiorno a tutti, siamo Etienne e Filippa dell'ambito di evangelizzazione famiglie. Raffaella Del Giudice, delegata dell'ambito evangelizzazione giovani. Luigi, delegato dell'ambito di evangelizzazione anziani di Cammino. Don Vincenzo, delegato ambito sacerdoti. Assieme vi vogliamo presentare il programma degli incontri promossi dagli ambiti assieme al Comitato e al Consiglio nazionale per accompagnare famiglie, giovani, anziani e sacerdoti in questo periodo di pandemia che ci chiama più che mai ad atti di carità. Questi incontri si pongono nell'approfondimento del tema della conferenza animatori e degli Holy Christmas, e voi siete tutti fratelli, che ci chiama a prendere cura gli uni degli altri. Gli incontri si protrarranno fino a Pasqua e saranno momenti di accompagnamento per confrontarci, per aiutarci ad entrare con un passo deciso in questo cammino di carità. Adesso entriamo nello specifico di ogni ambito. Ecco, per quanto riguarda il percorso dell'ambito famiglie, il percorso è stato pensato per accompagnare le famiglie in questo passaggio da fede a carità, nella presa di coscienza che la famiglia non è la malata spesso descritta, ma è bellezza, risorsa umana, spirituale e sociale. Una risorsa che non può rimanere imprigionata nelle quattro mura di casa, né rimanere lettera morta, ma deve essere messa in campo a servizio dei nostri gruppi, della Chiesa e della società. Bellezza umana, spirituale e sociale, tre risorse della famiglia che approfondiremo nei tre incontri con momenti di preghiera, riflessione, condivisione e testimonianze. Segnate queste tre date. Sabato 16 gennaio, sabato 13 febbraio e sabato 13 marzo, dalle ore 21 alle ore 22:30. Gli incontri si svolgeranno su piattaforma Zoom e coinvolgeranno 500 famiglie che saranno poi chiamate a svolgere lo stesso servizio di accompagnamento a livello locale. Ecco. Ascoltiamo adesso la presentazione del percorso dell'ambito giovani. Carissimi, come ambito giovani vi chiedo di segnare in agenda queste tre date: il 23 gennaio dalle 21 alle 22:30, il 20 febbraio e il 20 marzo. Vivremo insieme dei tempi di fraternità, di amicizia, di condivisione, di gioia, ma anche di divertimento nello stare insieme. E li vivremo proprio per radicarci sempre più nella parola di Dio, nell'amore fraterno e nel servizio all'uomo, a tutte le persone che il Signore ci mette accanto attraverso il nostro movimento e rinnovamento e nelle realtà locali in cui viviamo. Anche noi vivremo questi incontri nella piattaforma Zoom e saranno invitati tra di voi coloro che hanno delle responsabilità all'interno del cammino del rinnovamento come giovani responsabili e tutto quello che vivremo poi chiederemo che avrà una ricaduta poi sul territorio. Voi sarete coloro che si impegneranno a riportare tutto quello che vivremo ad altri giovani che hanno bisogno di conoscere Gesù. Quindi vi aspettiamo. Grazie, grazie Raffaella. Ecco, per l'ambito anziani sono in programma secondo il palinsesto che è stato predisposto dal Comitato Nazionale. Sono programmati due incontri. L'uno è il 30 gennaio, sabato 30 gennaio, il secondo è sabato 27 febbraio, sempre alle ore 21 la sera, che si protrarranno incontri fino alle 22:30. Come anche per gli altri ambiti, ecco, lo scopo di questi incontri è quello di tenere viva quella fiamma che si è accesa durante la conferenza animatori. E
incontri all'insegna della consolazione e della compassione, e saremo aiutati da condivisioni e da testimonianze, quindi un'evangelizzazione che ha il sapore e il respiro proprio della carità fraterna, e questo dovrebbe essere a vantaggio proprio per arricchire tutti i nostri cenacoli, gruppi e comunità che avranno la possibilità di vivere questo momento, questi momenti di fraternità e di comunione molto intensi. Ecco, noi ci vogliamo preparare, ecco, alle sorprese che lo Spirito Santo prepara per noi. E ci apriamo, proprio apriamo i nostri occhi a cieli nuovi e terra nuova. E lo facciamo veramente in comunione con i giovani, le famiglie, i sacerdoti e con tutti i fratelli e le sorelle che svolgono un servizio santo nel rinnovamento e con un cuore umile ma pieno di gioia. Amen, alleluia. Cari confratelli sacerdoti, anche per noi è stato preparato un cammino specifico, e ci saranno sicuramente le novità dello Spirito che ci indirizzerà sempre di più a vivere il nostro essere sacerdoti, padri e fratelli verso tanti che vogliono ancora oggi sperimentare l'amore di Dio nonostante questo tempo di pandemia. E anche la conferenza animatori per noi è stata molto profonda e incisiva, facendosi sperimentare ancora di più quella compassione, quella vicinanza che sempre di più oggi anche la Chiesa, attraverso anche la voce del Santo Padre, chiede per tutti noi. Dunque sarà un cammino specifico e speciale per ciascuno di noi che vuole veramente essere per coloro che desiderano vivere il proprio battesimo nella concretezza della propria carità e della propria fede, un cammino particolare. Vi chiedo che tra i tanti impegni della nostra agenda parrocchiale e comunitaria disegnare anche queste due date, sabato 6 febbraio e sabato 6 marzo, dalle 21 alle 22:30 sulla piattaforma Zoom ci incontreremo. Sarà spezzata la parola, quindi ci incontreremo con la parola di Dio, con alcune testimonianze di sacerdoti che vivono l'esperienza del rinnovamento e che possono senz'altro arricchire la nostra visione e il nostro sentirci amati da Dio e il nostro sentirci spinti a vivere sempre di più l'amore verso il fratello. E poi ci sarà un confronto, come sempre, perché il confrontarci significa per noi arricchirci sempre di più di tutti quei doni e carismi, di quelle belle esperienze che possiamo fare, che sicuramente abbiamo fatto anche nel tempo di Natale, quando il Verbo che si è fatto carne ha portato il suo amore e la carità per tutti noi e ci ha chiesto di condividere. L'abbiamo fatto in tanti gesti, con tante situazioni, in tante realtà, e sicuramente la nostra condivisione potrà dare testimonianza di come l'amore di Dio si è manifestato nel tempo di Natale e che continuerà a manifestarsi anche questo tempo che ci accompagnerà fino alla Pasqua. Quindi segniamo queste date, la gioia di vivere il nostro sacerdozio sarà sempre di più e sicuramente l'esperienza e il confronto tra i tanti confratelli arricchirà ancora di più e ci darà l'entusiasmo sempre di più di vivere il nostro cammino di fede, di fraternità e nella carità, prendendoci cura gli uni degli altri, così come il Santo Padre ci ha detto anche nel messaggio del 1 gennaio. Vi aspetto. Allora, famiglie, vi diciamo, famiglie, Gesù vi aspetta. E a voi giovani, a te giovane, ti dico, Gesù ti aspetta. A te anziano di cammino, Gesù ti aspetta. A te carissimo confratello sacerdote, ti rinnovo l'invito e ti dico, Gesù ti aspetta.